C'è in voi la necessità di approfondire questa ricerca, fatelo, fatelo su di voi in prima persona, perché la vostra anima e il vostro corpo è quello che avete voi e dunque non cercate sempre che siano gli altri a dirvi cosa dovete fare, come dovete muovervi. La vostra domanda è spesso quella del come. Ci chiedete come fare, come raggiungere, come poter arrivare, ma il come lo sapete voi. E non perché noi non possiamo dirvelo, per chissà quale motivo. Semplicemente perché ognuno di voi ha un come diverso dall'altro. Ognuno di voi ha un percorso che, seppure si immette su un sentiero comune e porta forse ad una meta, che può essere più lontana o più vicina, ma che è comunque comune, ognuno di voi resta in sé stesso. Non dovete quindi spersonalizzarvi, vivendo vite degli altri o seguendo i percorsi degli altri che considerate più avanti, perché voi non potete sapere chi è più avanti e chi non lo è. Non vi è dato saperlo per motivi più che validi, perché finireste con infangare chi non considerate degno e con l'esaltare chi non ha bisogno di essere esaltato, peggiorando quindi le condizioni di chi andrebbe aiutato e migliorando quelle di chi non ha bisogno di aiuto. Continua.